Ciao a tutti, benvenuti nel canale. Secondo video, questo sto preparando un po' di cose che devo mettere a seccare. E in questo caso sto sbriciolando, non so se si vede, questa è la corteccia dell'albero di mimose. Ho fatto già seccare i rametti, i rami, però metterò poi al sole questa polvere per farla essiccare bene e per poterla poi renderla molto molto fine. In realtà si prende sia la parte superiore che quella subito dopo, praticamente il tronco deve rimanere bianco. Quindi non è solo un fiore importante per ricordare la festa delle donne, ma è proprio considerata la pianta della pelle perché è molto molto lenitiva. Questi sono i rametti che ho fatto essiccare. Sono rami di una pianta che purtroppo è caduta e quindi non ho tolto rami da una pianta viva e niente, va semplicemente, diciamo, grattugiata. Quindi in maniera semplice con un coltello, oppure si possono usare anche altri sistemi per velocizzare questo procedimento. Diciamo che ci sono un po' di pareri contrastanti, nel senso che la mimosa che ha un effetto lenitivo nei confronti lenitivo e che cura proprio le ulcere, le ustioni, è un altro tipo di mimosa. Però appunto anche questa mimosa, quella con i fiorellini gialli che conosciamo noi, molti dicono che ha lo stesso effetto, per cui io voglio provarla e voglio anche proporla come se fosse un cerotto medicale in casi estremi, in casi di necessità estrema, come è potuto accadere appunto nel Messico quando ci sono state una serie di catastrofi. E avevano bisogno appunto di curarsi e hanno usato questo sistema. Quindi praticamente si prende un pochino di polvere, adesso è ancora grossolana, e si va a strofinare sull'ulcera, addirittura sulle piaghe da decubito e su lesioni molto profonde. Quindi è stato studiato che funziona. E niente, questo è un video molto breve, spero che vi possa essere utile. Ripeto, in caso di sopravvivenza possiamo sempre far riferimento, se l'abbiamo a portata di mano, di questa bellissima pianta che proviene dalla Tasmania. E con questo video vi saluto e ci vediamo presto.